1914. Milano. Benito Mussolini fonda il Popolo d'Italia. 1920. Ginevra. Prima conferenza della Società delle Nazioni. 1933. Torino. Giulio Einaudi fonda la casa editrice. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi vi parlo della famosa trasmissione del maestro Alberto Manzi, Non è mai troppo tardi.